Io vorrei farvi avere un'idea della soluzione strutturale che è stata pensata per questa infrastruttura a tre livelli. Il vincolo più forte era l'attraversamento di Corso Francia che ha la metropolitana. Controllata la situazione di Corso Francia, si è visto che era possibile con la quota attuale della metropolitana passare sopra la metropolitana con l'infrastruttura autostradale, ma non con quella ferroviaria. Quindi la scelta da quel punto è stata conseguente. L'autostrada sta in superficie, la ferrovia va in profondità. Altro fatto importante, in questa zona in cui attualmente c'è un trivio ferroviario, si sono analizzate tutte le possibili soluzioni per il posizionamento della ferrovia ad alta capacità. E quindi nell'ipotesi che voi vedrete, adesso c'è un sestivio, ci sono sei rami ferroviari. I sei rami ferroviari coprono qualunque esigenza, quindi questo vuol dire che alcuni di questi rami, una volta che ci sia la scelta definitiva, non saranno realizzati. Possiamo vedere qui come le due arterie si dividono, cioè in giallo abbiamo l'autostrada che si raccorda alla tangenziale in corrispondenza di un ingresso posto tra l'uscita di Venaria e l'uscita di Corso Regina, con questi due rami, uno a scavalco e l'altro diretto, e proseguono separati fino praticamente all'attraversamento della Dora. L'attraversamento della Dora avviene con due salti di quota e si approfitta di questi salti di quota per portare la linea ferroviaria al di sotto dell'autostrada. Nella versione attuale la linea ferroviaria è prevista sottopassare la Dora, restare al di sotto della Dora. È previsto per il momento la soluzione con una canna unica ferroviaria. Le ultime tendenze invece in campo ferroviario nazionale sono quelle di preferire le due canne. Questo non sposta assolutamente niente. Qui siamo in corrispondenza proprio dell'attraversamento del Corso Francia. Allora si vede in alto l'autostrada, questa è la metropolitana, qui c'è la stazione della metropolitana di Corso Francia e in basso la ferrovia ad alta capacità. Per la sezione autostradale abbiamo fatto la scelta di base di utilizzare tutta la larghezza disponibile, cioè un'arteria del genere con i criteri di oggi si progetta per una durata di vita di 100 anni. Quindi noi utilizziamo tre corsie più l'emergenza, che è la sezione attuale della tangenziale, avendo ben in mente che lo scambio di traffico con la città farà sì che una di queste corsie sia sostanzialmente occupata dal traffico locale, mentre due saranno occupate dal traffico di lungo percorso. Di nuovo vedete qui la galleria con la canna unica, però io posso spezzarla e mettere una galleria più piccola in questa posizione o un'altra galleria più piccola in quest'altra posizione. Questo attraversamento è stato pensato con una galleria profonda che ha pochissima incidenza come cantiere sulla città, se non agli estremi, agli imbocchi, e per l'autostrada superficiale con una realizzazione per parti, cioè prima si faranno due diaframmi, quindi sarà chiuso metà del corso, sarà abbassato di poco più di 1,5 metri, 2 metri, il livello stradale attuale per realizzare questo solettone, dopodiché ci sarà il ritombamento e la viabilità, l'autostrada, la strada sarà completamente disponibile. Dopodiché si realizza il secondo diaframma, il secondo solettone e la viabilità di superficie viene completamente ripristinata. Tutte le altre operazioni si fanno scavando dall'interno. In questo modo l'ingombro del corso, l'utilizzazione del corso viene limitata al massimo possibile in termini di cantiere. Questa è un'altra sezione tipica delle ferrovie, siamo nella zona in cui non è necessaria la canna classica, la galleria classica, e cioè siamo nella zona in cui la ferrovia si avvicina alla tangenziale, quindi può emergere sostanzialmente e allora possiamo realizzare con la stessa tecnica il percorso, non è più galleria profonda, ma due diaframmi e il solettone. Ecco, qui vediamo con maggiore dettaglio che cosa succede in corrispondenza degli svincoli. Tangenziale, svincolo in uscita verso questo nuovo collegamento autostradale, attraversamento della Dora sfruttando in viadotto qui sul sedime attuale praticamente del Corso Marche e rinnesto in galleria sotto la città.
qui sfruttiamo il salto di terreno proprio per entrare direttamente nella galleria. In rosso è rappresentata la situazione ferroviaria invece, e qui si vede chiaramente ci sono due rami perché non sapevamo, o non sappiamo ancora, se la connessione sarebbe stata qui verso la Val di Susa, quindi ci sarebbe stato questo collegamento oppure no. Quindi se non ci sarà questo collegamento si entrerà direttamente in questa situazione. Qui possiamo vedere con maggiore dettaglio stradale alcuni svincoli, per esempio su Corso Regina ovviamente c'è il primo di questi svincoli, quindi noi non tocchiamo lo svincolo attuale di ingresso in Corso Regina, che è già abbastanza complesso come geometria, ma abbiamo la possibilità di entrare e uscire su questa autostrada urbana in corrispondenza del Corso Regina. Quando arriviamo in corrispondenza della Dora, ecco, stiamo risalendo la valle, qui c'è la zona di scambio che viene realizzata in rotonda. Qui siamo in corrispondenza dello stesso svincolo che questa volta è inserito all'interno degli edifici esistenti, all'interno del corso, e l'unico punto in cui abbiamo qualche difficoltà è questo, in corrispondenza di Corso Francia, che ci costringe a una leggera deviazione perché la stazione attuale della metropolitana entra un pochettino sul sedime di Corso Francia, quindi qui abbiamo un leggero raccordo ad esse che però ha dei raggi di curvatura che consentono di mantenere le velocità di progetto di questa autostrada. Qui possiamo vedere i tre livelli di attraversamento, siamo in corrispondenza della Dora, la ferrovia passa sotto la Dora, l'autostrada urbana è interrata, esce perché si abbassa il livello del terreno, sale in viadotto sulla Dora e rientra immediatamente sotto, quindi è visibile soltanto per questo piccolo tratto. Qui siamo su quest'area, è quella dell'attuale Trivio, in cui sono previsti tutti i rami possibili. Allora se andremo a finire sullo svincolo di Orbassano, a passare allo svincolo di Orbassano con la ferrovia, la deviazione, il ramo da costruire sarà questo, quindi progressivamente noi ci allontaniamo dal sedime autostradale ed emergiamo, ma restando sempre in galleria, ma restiamo a una quota più alta ed entriamo sullo svincolo di Orbassano. Nel caso in cui fossero state possibili altre ipotesi, ci può essere un raccordo di questo tipo con la linea storica per Susa, questo è un raccordo a raggio molto stretto, quindi adatto a basse velocità, nel caso sia richiesto un raccordo per maggiori velocità bisogna ruotare all'interno di questa area, sempre in sotterraneo, e questo è un possibile svincolo che attraversa, passa sotto l'autostrada, attraversa gli altri binari e va a collegarsi verso Porta Nuova. E quello che si può vedere certamente è che questa sovrapposizione e il distacco delle arterie in corrispondenza di una viabilità ferroviaria già su più livelli preesistente richiede assolutamente che tutte le scelte siano fatte contestualmente. Ecco, qui siamo in sezione, si vede la ferrovia ad alta velocità passa molto in basso ed è qui. Qui siamo in scavalcamento, sono binari esistenti su due livelli diversi, qui andiamo a scavalcare cioè a passare sopra la ferrovia profonda con l'autostrada urbana, e questo è il corso di superficie che passa più in alto di tutti. E quindi rispetto alla ferrovia attuale, che in parte è in trincea, in parte superficiale, noi abbiamo un attraversamento che sta in quota. Adesso andiamo sull'altro svincolo. Intanto qui in mezzo possiamo vedere le possibilità di svincolo sulla città in corrispondenza, che possono essere realizzate sia in corrispondenza di Corso Alla Mano che in corrispondenza di Corso Salvemini. E di nuovo quindi due punti focali di scambio con la città. Dopodiché da qui in poi le due arterie si dividono e l'autostrada adesso segue un percorso che consente di riorganizzare completamente la viabilità di questa zona. In pratica entra sullo svincolo della tangenziale, su cui arriva anche lo svincolo dell'autostrada per Pinerolo, però con un passaggio diverso. Qua siamo sul fronte del cimitero, è completamente interrata. Emerge più o meno in questa posizione e consente di recuperare il doppio senso di circolazione su Corso Orbassano e di avere un'accessibilità diretta al cimitero. Questo è in grande quello svincolo di cui abbiamo parlato prima, il doppio svincolo, Corso Orbassano, doppia viabilità, quindi doppio senso di marcia, rotonda un po' allungata per andare verso, con questo corso verso il cimitero, e poi
si entra con questo tratto di Corso Orbassano sullo svincolo attualmente esistente. L'autostrada arriva da questo punto, è tutta interrata. In questa figura si vede l'analisi dei sistemi di sicurezza, perché un problema sostanziale per queste autostrade interrate su una tale lunghezza è la sicurezza. Allora, con una lunghezza di quest'ordine di grandezza, che con i raccordi è prossima a una decina di chilometri, si corre il rischio di rientrare nella categoria dei tunnel di lungo percorso, tipo gli attraversamenti delle Alpi, quindi con norme di sicurezza molto pesanti. Per evitare questo, l'autostrada è spezzata in dei tronchi in cui una parte del fronte è aperto sulla città, c'è una trincea e c'è una parte aperta. In questo modo è possibile avere delle canne di lunghezza minore che riconducono ad ordinari problemi di sicurezza, e è possibile anche creare delle rampe di accesso non di uso pubblico ma di uso limitato ai mezzi della sicurezza. Qui vediamo per esempio una piazzola di sosta ricavata nella galleria, e in questa posizione ci sono le scale, cioè c'è la zona delle uscite di sicurezza e con le scale di accesso che portano direttamente in superficie. Ecco, questo era il fronte aperto, vedete, da qui si arriva col doppio tunnel, a questo punto il fronte si apre, qui c'è una scarpata, non siamo più in galleria continua, l'abbiamo interrotta, questa da un lato, l'altra dall'altro lato, i vigili del fuoco o i mezzi di sicurezza possono accedere attraverso dei cancelli ad apertura automatica in questa zona, e anche le due canne sono in collegamento con dei collegamenti di sicurezza che sono normalmente chiusi, i classici bypass delle gallerie. Questo rappresenta in sezione quello che abbiamo visto prima, quindi le corsie autostradali con l'uscita di sicurezza dalla piazzola di emergenza che porta direttamente in superficie, quindi c'è solo da fare un dislivello di 6 metri, grosso modo, 7 metri con le scale, oppure in questa zona, ecco il fronte aperto che fa sì che la galleria sia interrotta e che consenta l'accesso dei mezzi di soccorso agevolmente dall'esterno. Il problema dei fumi e della ventilazione in una galleria così lunga. Si vuole cogliere l'occasione con questa arteria di fare un po' di operazione di riduzione dell'impatto ambientale, cioè oltre a ridurre il percorso di quei 30-35 mila veicoli al giorno che dovrebbero percorrere questa autostrada lasciando la tangenziale e quindi praticamente dimezzando il percorso che farebbero per arrivare nello stesso punto, e questo già è un abbattimento dell'inquinamento, abbiamo il vantaggio, lavorando qui in galleria, di poter trattare i fumi. Quindi è possibile filtrare, dare i ricambi d'aria, ma filtrare tutti i fumi in modo da espellere dell'aria che abbia un contenuto di parti solide molto ridotte, che sia sostanzialmente pulita. Quindi c'è il vantaggio di portare fuori aria pulita rispetto all'aria inquinata che ci troveremmo su un percorso doppio da parte dei veicoli. Quindi in termini di sostenibilità, diciamo, questa certamente è vantaggiosa per l'ambiente urbano.